Allora, baracca, è vero che devi sbaraccare, devi riportarti tutto a casa. Finalmente. Sì, penso che sono stato in un pezzo di ottenne, ma è proprio stufato. Mo' è proprio il momento di sparacchè. E adesso allora cosa farai? Dove te ne andrai con tua moglie, la tua famiglia? Non so ciò che dai a fede prima. Per prima cosa, so detta Michelle che dobbiamo partire e cazzo dar via tutte cose dalla Casa Bianca. E non c'è niente a elle. E so detta che c'è dar via le pietà nostre, le bocchiere, le forcine, le coperte, le lenzuola, le cuscine, eppure le cendrine che aveva fatto nonno. Ma a una cosa solo ci penso io, in un bel caso vinto, caso appeso sopra la porta. A tu natuccio manca una spilla incinante. E adesso che lavoro hai intenzione di fare per mantenere la tua famiglia? Hai già Certo. programmato? Hai già qualche E, idea? beh, io e Michelle ci andiamo a fare le fiere e le mercatine per l'Abruzzo, il lunedì a Peschiera, il martedì a Francavilla. Oh sì, Sì, bene, mi fa piacere. e il mercoledì a Moscufa, il giovedì a Urtone. Oltre a questo fai anche altre cose? Oppure no? Non so, di che so, qualcosa di diverso, qualcosa che ti può più riportare al tuo vecchio mestiere di presidente. Veramente, io tenesse un desiderio grosso, grosso. Volesse gli appeschè, le pilus e le secce. Bene. Ma ti faccio una confidenza. Tu, da sapere che quando stavi alla Casa Bianca e non avevi niente a caffè, mi sono fatto tutta una serie di volte per pescare le pilus. Bene, terminiamo qui. Ringraziamo Barack Obama. Oh, Barack Obama. Ci vediamo la prossima volta. Ma Obama, vedo di dirtene che è che con manie, mo la merchi e tutto lo me, sti capì? E sì, che me ne vai?